Cominciamo con i dati della Coldiretti sulla mancanza del turismo straniero, ma c'è ottimismo, specie nel mondo del vino. Vinitalia è alle porte, anche per la birra le prospettive sono buone. Ecco il primo metabar, il bar nel metaverso, e infine un ospite d'eccezione alla prima puntata di Pizza Social Club. Con l'allentamento delle restrizioni anti-Covid, il settore turistico e l'Horeca sperano in una ritrovata presenza del turismo straniero. Dei calcoli della Coldiretti sono ben 113 milioni i viaggiatori stranieri che tra il 2020 e il 2021 hanno dovuto rinunciare a venire nel bel paese per effetto delle limitazioni agli spostamenti e per le preoccupazioni sulla diffusione del contagio. A conti fatti, sempre da Coldiretti, l'assenza degli stranieri ha fatto venir meno almeno 17 miliardi di euro di incassi. Si tratta di un vuoto pesante che purtroppo non è stato compensato dalla positiva svolta vacanziera patriottica degli italiani. Buone notizie sul fronte consumi vino, dove resta altissimo il gradimento degli italiani. Lo attesta l'osservatorio Vinitaly Nomisma Wine Monitor, secondo cui nell'ultimo anno l'89% degli italiani ha bevuto vino, dato in crescita rispetto a solo 3 anni fa. Numeri che fanno ben sperare in vista del ritorno di Vinitaly, la fiera più importante del settore, ferma da 2 anni a causa della pandemia. Appuntamento dal 10 al 13 aprile a Verona. Si guarda al futuro con più fiducia, nonostante 1000 problemi dei produttori dovuti ai rincari delle materie prime e alla mancanza di bottiglie. Aria di ottimismo anche nel settore birra e quanto emerso tra gli stand della 7ª edizione di Beer & Food Attraction, dove gli addetti ai lavori, tornati finalmente in presenza, hanno convenuto che, nonostante il Covid ancora in circolo e la crisi russo-ucraina, il mese di marzo per la birra si sta chiudendo con forti segnali positivi e c'è ottimismo in vista dell'estate, da sempre la stagione dove almeno in Italia si vanno a registrare i consumi più elevati di birra. Altra news dal mondo birra riguarda Birra Castello, che chiude il 2021 con un fatturato più che positivo che vola verso i 110 milioni di euro. Restiamo sulla birra per parlarvi del primo bar in cui il confine tra realtà e metaverso è senza soluzione di continuità. È il metabar Heineken, ideato in occasione del lancio della nuova Heineken Silver, la prima birra virtuale presentata a marzo nel metaverso e che ora prenderà forma nel mondo reale e potrà finalmente essere gustata in una speciale installazione dal 7 al 10 aprile a Milano in piazza Sempione. All'interno del metabar Heineken porterà i suoi ospiti in un viaggio futuristico dove, grazie all'utilizzo di tecnologia all'avanguardia, anche un gesto semplice come ordinare una birra verrà reso unico. Benvenuti nel metaverso. Il 5 aprile alle ore 15 sul canale YouTube di Horeca Channel Italia la prima puntata di Pizza Social Club, dove è attesa guest star si esibisce la mitica Teresa Iorio, una pizzaiola e attrice verace che racconterà con la passione tutta partenopea come sono nati i nomi delle pizze storiche napoletane, la marinara e la margherita. Ecco in anteprima qualche frame di Teresa vostra. La pizza marinara, o sapete perché si chiama così? Lo spiega Teresa vostra. Maestra, non poche musiche. Perché si chiama marinara e in coppia di mare non c'è sta niente? Perché anticamente nel 600, ai tempi di Masaniel, i pescatori che erano stati diversi giorni a mare, che si potevano portare per mangiare? La pizza! Ma era una pizza che a coppia non ci stava niente, perché loro se la potevano conservare, che durava 2 o 3 giorni. Mi marinara, vicino ai pizzaiuri, dicevano, insaporiscere una poco questa pizza. Però i marinari non volevano papà, perché non ne tenevano per papà. I pizzaiuri, per contentare, ci mettevano a mangiare ragli e cocco cucciutelle d'olio. Guagliù, i sapori erano garantiti. E chi non coppa a barca, le mavano più forte. E allora eccoci qui con il nostro Mark Twain. Ma quante volte mi sono letto le sue avventure di Tom Sawyer? Non me lo ricordo. Ma lui scriveva: di tutte le esperienze che vivi, prendi in considerazione soltanto la saggezza che contengono. Ma quanto saremmo tutti più saggi se fossimo capaci di conservare come un tesoro la parte migliore delle nostre esperienze? Proviamoci. Warsteiner. Serious about beer. Amaro Bonaventura.